Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo round del campionato F4 nel gruppo Drive Racing. Siamo in fase di qualifica e adesso vi faccio vedere il mio giro veloce. Sono andate molto meglio le qualifiche rispetto alle prove che avete visto. Sono riuscito a migliorare di molto il mio tempo. Nonostante tutto, parto in dodicesima posizione. Si spengono i semafori. Subito recupero una posizione, adesso undicesimo. Si crea un mucchio qui davanti a me con tre auto che si vanno a toccare. Contatto con tre auto, succede il disastro, arriviamo indenni alla prima variante dietro Kimmi. Subito dietro di me recupera Heisenberg, alla variante Villeneuve mi sorpassa con un'altra auto che era uscita fuori. A questo punto Heisenberg va a passare Kimmi. Credo di avere lo spazio necessario per il sorpasso qui, ma vado a tamponare Kimmi e poi sono costretto a ricedere la posizione. Errore mio di valutazione, pensavo di avere più spazio, mentre Kimmi poi è andato a chiudere la traiettoria ed è avvenuto il contatto. Quindi sono di nuovo in dodicesima posizione, costretto a recuperare dopo tutto il casino iniziale che è successo. Arriva qua sul rettilineo con Kimmi che ha un piccolo laglio e con Beppe che mi prende la scia e mi sorpassa, quindi in questo momento sono in tredicesima posizione. Cerco di nuovo io di prendervi la scia, ma preferisco restare dietro e stare attento a non esagerare per non compromettere la gara, mentre Beppe va ad attaccare Kimmi. Alla uscita della prima variante si toccano i due e
e vanno a muro entrambi, e quindi mi ritrovo di nuovo in undicesima posizione. Passiamo al sesto giro, dopo aver recuperato qualche altra posizione mi trovo ottavo alle spalle di Antonio Stoner, gli prendo la scia sul rettilineo, cerco il sorpasso, ormai sono avanti quando lui allunga la staccata e mi costringe a saltare sul cordolo e poi incredibilmente ci tocchiamo e poi qui commetto un errore gravissimo, non si fa, non si fa. Colpa mia, non ho guardato attentamente il radar delle macchine che arrivavano da dietro. E ragazzi, ripeto, non si fa, si aspetta prima di attraversare la pista, prima di girarsi. Errore gravissimo da principiante quasi. Quindi al settimo giro, in nona posizione, sono costretto a rientrare ai box per la sosta e per la riparazione della vettura. Siamo ad uscire di nuovo dai box in ottava posizione e fino a questo momento sarà da qui in poi tutta una gara solitaria, arrivando al 17° giro e facendo diversi doppiaggi. Ho anche subito diversi doppiaggi, ma è stata una gara fatta completamente da solo, senza riuscire a recuperare sugli altri, quando l'unica cosa positiva di questa gara, la disconnessione di Fa 987, che si è disconnesso proprio all'ultimo giro, regalandomi così la settima posizione. Che dire ragazzi, quando sto quasi per arrivare al traguardo, una gara sfortunata e piena di errori per me, già dalle prove non riuscivo a trovare un setup ottimale, però diciamo che in qualifica non me l'ero cavata abbastanza bene, anche in partenza ero riuscito ad evitare tutti i contatti. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.